Eccomi, ciao ragazzi, buongiorno. Ci siamo, dai, oggi. Adesso utilizziamo il viso Mold Cartoon 2, ok? Il viso Mold Cartoon 2 è un mold che è stato studiato con un viso ovviamente in stile hawaiano. E qui vi lascio all'immaginazione. Ovviamente mettiamo come sempre un po' di CMC. Ok. Come è successo, ve l'ho detto anche ieri, avevo finito le palline di polistirolo, quindi mi sono creata praticamente una pallina con la carta stagnola. E poi ho avvolto intorno l'immancabile guttaperca. A questo punto prendiamo la pasta di zucchero. Vi ricordate, state attenti che le giunture siano sul lato posteriore e che invece la parte che andate a inserire nel mold sia il più liscio possibile, perché altrimenti poi le giunzioni si vedono. Andiamo a inserire. Stavolta vorrei riuscire a farlo bene. Ieri, poverino, gli avevo infilato lo stuzzicadenti di traverso. Poi la coloriamo anche, così rivediamo di nuovo tutto il discorso della pittura del viso. Ok. Come sempre, e oggi che è un pochino più caldo, ancora di più, ovviamente non è possibile. L'ideale, una volta che avete inserito la pasta di zucchero nel mold, ma questo vale un po' per tutti i mold, ok? Non solo per quelli viso, sarebbe far riposare la pasta di zucchero, perché comunque la pasta di zucchero è morbida, è un po' appiccicosa e quant'altro. Ecco, volevo, vabbè, ma ne parliamo poi dopo. Perché ieri ho avuto una conversazione con una ragazza carinissima, si parlava appunto di pasta di zucchero e volevo sfatare qualche mito. No, seriamente, volevo, visto che è una domanda che mi fate sempre, poi dopo la vediamo insieme. Come abbiamo fatto ieri? Allarghiamo un po', ok? E cercando di... Aspettate. Mi metto comoda anch'io perché sennò diventa... Ecco qua. Ecco qua. No, ci ho tirato un'unghiata pazzesca. Ok. E qua è uscito il nostro visino. Ovviamente c'è un po' di maizena, in questo caso CMC. Potete semplicemente con un pennellino, un po' di alcol alimentare, andare a ripulire il viso. Ciao Enrica, non t'avevo visto. Eh no, è vero, sei stata carinissima e gentilissima, però volevo rendere, diciamo così, pubblica, ovviamente nei limiti, la nostra conversazione, perché è una cosa che mi chiedete spesso, ma ne parliamo più tardi. Quindi, una volta che abbiamo fatto questo, tantello stuzzicadenti gliel'ho infilato. Dicevamo, una volta che abbiamo fatto il viso, abbiamo due possibilità. O lo lasciamo così com'è perché ci va bene, non dobbiamo aggiustare niente, oppure se vogliamo possiamo, come abbiamo fatto ieri, andare a rifinire un pochino quelli che sono i lineamenti in questo modo. Ok? Volete rifinire un po' il mento, potete fare quello che volete, cioè alla fine è un viso. Con il pennello ci mettiamo sempre col manico, ok? Rifiniamo. Ah, ho fatto volare il pennello. Rifiniamo sempre il viso in questo modo, ok? Altro. A questo punto, esattamente come abbiamo fatto ieri, ci prendiamo. No, questa no, scusate, eccola qua, la tempera bianca. Vi ricordate, l'abbiamo fatto anche ieri. Come sempre, io spero, mi auguro di avere un pennello pulito, cosa che non succede veramente mai. Eccolo qua, speriamo che questo sia pulito. Ci prendiamo un po' di tempera
tempera bianca e andiamo. È pulito, ma poverino è annientato. Ok. Semmai poi ne prendo un altro per... Fa un po' impressione in questo momento, effettivamente, ma la lasciamo un attimo così. Nel frattempo che la tempera asciuga, perché come vi dicevo sempre, le tempere sono ottime, ma al contrario dei colori aerografo non asciugano immediatamente. Quindi nel frattempo che aspettiamo un secondo che la tempera asciughi, noi possiamo andare a dare un po' di tridimensionalità, come sempre, al nostro viso. Quindi con un po' di polvere, aspettate, questo qua sì, un po' di polvere oro, rosa, vi dicevo, ecco qua, andiamo a dare un po' di tridimensionalità e cominciamo a colorire anche la bocca. In questo caso oggi userò la polvere anche per la bocca e non come abbiamo fatto ieri invece i colori aerografo o le tempere. Adesso dobbiamo fare gli occhi della signorina, quindi prendiamo il marrone, un po' di nero perché in questo caso dobbiamo sfumare, lei ha gli occhi belli scuri, quindi sicuramente dovremmo sfumare di nero, e avevo anche il bianco da qualche parte, ok, e il bianco e il nostro pennellino fine. Non voglio fare guai. Ok. Ok. Ok, tranquilla. È meraviglioso, lo so. Scusate, ma è di default ormai. Ok, così. Adoro fare gli occhi, non so se ve l'ho già detto, ma disegnare gli occhi, dipingere gli occhi è proprio uno dei lavori che preferisco, al contrario invece delle, come si dice, delle sopracciglia che odio fare, proprio. Allora, ci prendiamo il bianco per aerografo, ok, e con il bianco per aerografo partendo andiamo in basso e creiamo la famosa sfumatura più chiara, e con il nero per aerografo ci andiamo a creare il contorno più scuro intorno all'occhio, intorno all'iride. Ok, con la tempera nera, ok, ci creiamo la, scusate, ok, ci creiamo la pupilla. Ok, va bene? Adesso cosa facciamo? Questo mold, al contrario degli altri, non so se riuscite a vederlo, ha già abbozzate, diciamo così, un po' le sopracciglia, proprio perché è insomma, non è facile, io lo odio fare le sopracciglia, quindi diciamo che ho preferito inserirle già in modo da darvi una linea, una linea guida, ok? Ovviamente se andate a cambiare, a modificare la fisionomia del viso, può essere che poi le sopracciglia siano da riprendere, ok? Due, ok,
Forse ce la stiamo facendo. Ok. Ok. Ricordate? Ora ci mettiamo a testa in giù. E come ieri, allo stesso modo ci mettiamo a fare. Poi, se volete, potete aggiungere anche delle sopracciglia con la pasta di zucchero. A me personalmente, a parte che è uno sbattone infinito, ma poi non fanno impazzire su visi così, così piccoli. Nico, questo è leggermente più grande di quello di ieri. Quello di ieri era 4,5. Questo direi che arriva da fronte a mento, arriva a 5 centimetri. Ok, è un pochino più, è leggermente più grande rispetto a quello che abbiamo visto ieri insieme. Vale sempre il solito discorso: una volta che voi avete finito, vi riprendete bene la nuca, poi adesso sti pennelli, tagliate via l'eccesso di di collo. Io preferisco tagliarlo via subito perché è meno roba che ho in giro. Poi lo ripeto, andrebbe fatto con la pasta di zucchero asciutta, ok? Perché ovviamente altrimenti il rischio, se non state molto attente, il rischio è di deformarlo, ok? Vi mettete così, in questo modo, e facendo forza sulla nuca, che anche se un pochino si deforma non ci sono grossi problemi, girate lo stuzzicadenti in questo modo e lo fate e lo tirate via. Vedete? Il viso è pronto. Va bene? Voliamo direttamente qua nella speranza che non crolli. Ok. Un po' di pasta di zucchero nera. Ok. Eh sì, sarebbe, è che io purtroppo ho un problema di come lavorare, perché dovendo far vedere a voi, ho la videocamera davanti e tutto diventa complicato, ecco. Quindi l'abbiamo fatto anche, mi sembra, la settimana scorsa per l'altra bambolina, se non vado errata. Prendiamo un po' di CMC perché è un po'. Ciao Samantha, congratulazioni mamma, com'è? Come state? La famiglia è cresciuta finalmente, non ne voleva sapere di uscire, eh? Anche Magenta è stata in pancia, se non sbaglio, 10 giorni più del previsto, non ne aveva proprio voglia di uscire. Allora, quindi, ora l'ho fatta un po' corta, però è uguale. Ho schiacciato troppo. Ecco qua. Ne facciamo ancora uno solo. Allora, ok? Quindi, facciamo così. E qua via di là, adesso guardate, ci fermiamo, ne facciamo solo una, ok? Vi ribalto nuovamente, eccoci. Allora, cosa abbiamo fatto oggi? Quindi, alla fine, la differenza che vi volevo far vedere era questa, ok? Scusate, viso mold, questo è il mold cartoon 1, questo è il mold cartoon 2. Ok, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, ci vediamo domani alle 2, 2 e un quarto, 2 e mezza, sempre qua su Facebook. Baci baci, buona giornata, ciao!